Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Catanzaro nel Parco Archeologico Scolacium in compagnia di Anna Macri, che è scrittrice oltre che autrice di testi teatrali, ed è proprio in questo contesto che le chiederemo anteprima e spiegazione di una commedia, anzi no, non si chiama commedia, adesso ce lo deve dire lei, che cos'è Cria d'Amarè, che riguarda proprio un'attivista, una donna, un personaggio unico, speciale, che è Mary Franco. Adesso parleremo proprio con Anna Macri di come mai ha deciso di portare in scena Marielle e tutta la sua persona. Ciao Riccardo, ciao a tutti voi. Allora, come è iniziata l'avventura? Brevemente, io faccio attivismo, mi batto contro la violenza sulle donne da 7 anni. E da questo lavoro è uscito fuori un libro, che è Malamore. Dopo l'uscita del libro ho condotto una ricerca che trattava la violenza delle donne in tutte le parti del mondo, per capire, cosa poi insomma vera, che la violenza contro le donne è uguale, se non nei modi, ma comunque le donne vengono comunque sempre subordinate agli uomini e subiscono violenza in tutte le parti del mondo, indiscriminatamente, al di là del territorio, dell'orientamento sessuale o della religione. E questo mi ha portato a conoscere una terra che amo tantissimo, che è il Brasile, e ovviamente Marielle non poteva passare inosservata ai miei occhi. Quando ho saputo della sua morte, mi sono alzata una mattina, mi sono fatta il caffè, mi alzo sempre molto presto, e apro il computer e trovo la notizia della morte di Marielle. Sconforto, rabbia, e incredulità, dopodiché è sopraggiunto il dolore, insolito, perché insomma dovrebbe essere abituata dopo tanti anni, se non abituata, quantomeno un po' coriacea, specialmente verso una persona così distante, così lontana. Ma in realtà per me Marielle rappresenta un'icona, e non è una martire. Marielle è una donna in un paese, in una terra dove essere di una diversa etnia, di essere di un diverso orientamento sessuale, e nata e vissuta in una favela, che riesce ad arrivare a diventare vereadora di Rio de Janeiro, la terza più votata, e battersi per i diritti delle minoranze, per i diritti LGBT, lei era nera, lesbica, insomma, e i diritti sui minori, per le donne negre, presentare delle proposte di legge così forti in un paese così discriminante. E per me è sempre stata, cioè, era un'eroina. Quindi verso la fine di marzo ho preso un foglio, perché amo vecchi modi di scrivere, e mi sono messa a scrivere una storia. Poi Chiara Giordano, con la quale lavoro da un paio d'anni, ha chiesto a me e ad Emi di fare degli spettacoli. Tra le varie proposte che gli ho fatto è uscito fuori che stavo scrivendo sta storia su Marielle. Lei immediatamente si è entusiasmata e mi ha detto: vabbè, facciamo questa. È stato un po' spiazzante, perché non avevo un gruppo, non avevo nessuno, e la prima persona a cui l'ho chiesto, insomma, è Emi, anche se mi ha detto di no un sacco di volte, non voleva lavorare, che non voleva lavorare. Poi insomma si è innamorata del testo e ha deciso di fare la Creative Work Trainer. Si definisce così, io la chiamo regista. Regista o creative work trainers, comunque penso che porterete in scena il 23 agosto, proprio qui nel Parco Archeologico Scolacium, un evento unico. Anche perché tu lo hai spiegato proprio all'inizio, avendo scritto un libro sulla violenza contro le donne. È un po' una sorta di sorellanza, cioè il fatto di essere vicine fra donne, farvi forza l'una con l'altra. Tu poi hai girato, hai fatto interviste prima di scrivere il libro, me lo hai detto in privato. Quindi è un qualcosa di vissuto sulla tua pelle. Esatto. Infatti nel testo che porteremo in scena il 23 di agosto abbiamo unito, c'è proprio la sorellanza tra la Calabria e il Brasile, perché abbiamo già la musica, la contaminazione della musica, dove uniamo musica calabrese. Ci sarà anche il testo di della cantante di questo gruppo, perché è un'opera di teatro musica.
sul sociale. I Calabossa, che questo se ne è occupato Demetrio, perché il primo che si è entusiasmato a questo progetto è stato uno dei musicisti, mio amico col quale avevo lavorato, Demetrio Fortugno, ha riunito lui la parte musicale, la cantante porterà un suo testo in calabrese, c'è un testo in grecanico con la musica della bossa nova, quindi abbiamo unito già la musica contaminata tra le due culture, ma anche sul testo, perché sulla scena ci sarò io, donna calabrese, ma ci sarà Mariella ovviamente, la donna brasiliana, quindi una sorta di sorellanza. Ci sarà anche Amy, che farà la parte di Monica. Monica è la compagna di Marielle, che avremo come ospite d'onore. Questa è la notizia. E questo lo dobbiamo a te, che mi hai dato il nome di Lindara Nobrecosta. E Lindara, che si occupa di, ha un'organizzazione non governativa, si occupa di accoglienza nella comunità brasiliana di Cosenza, si è data molto da fare e siamo riusciti non solo a conoscere meglio nella parte più intima Marielle, questa donna che era coraggiosa, era forte, era una guerriera, ma era anche una donna dolcissima, allegra, gioiosa, proprio come lo siamo noi. Quindi non c'è molta differenza tra loro, tra il Brasile e la Calabria, ma c'è una sorta di sorellanza in tutto il testo, c'è proprio un messaggio. Io pensavo, per esempio, quando tu mi raccontavi di come hai vissuto l'esperienza di essere trafitta forse dalla storia di Marielle e di come hai voluto scegliere in pochi mesi di portarla in scena, veramente questa similitudine tra quello che sono le donne calabresi nella storia, perché poi si sono emancipate, e quelle che sono anche le donne, sia in quanto eterosessuali ma anche in quanto lesbiche, madri, perché poi le donne, dobbiamo ripeterlo secondo me fino all'estremo, sono madri, quindi generatrici di positività, generatrici di momenti belli, e tu da madre, perché sei anche madre di tre figli e questo lo dobbiamo dire, riesci a portare in scena non solo la donna in quanto donna emancipata e attivista, ma madre. Esattamente, perché Marielle su quel palco sarà tutto ciò che era nella vita. Sarà una donna innamorata, una donna che si batte per i diritti delle donne negre, dell'LGBT, ma è anche madre, sarà anche madre sulla scena, non vi svelo nulla, ma sarà madre, sarà tutto. E ci sarà anche Anna, che sì, una parte di Anna, che Anna mamma... Anna mamma meglio di no, si emoziona troppo Anna mamma, però abbiamo avuto un po' quasi una similitudine di vite con Marielle, che pure io cresco i miei figli da sola, ne ho tre, e ci battiamo per le stesse cose, ma come me tutte le donne che in questa terra lottano perché vengano le donne acquisiscano consapevolezza. In realtà Cria da Marè è un progetto che mi auguro vada avanti dal punto di vista sociale, cioè che riesca ad unire e a dare consapevolezza attraverso la voce di Marielle di quanto le donne insieme, se si uniscono, possono, ma anche gli uomini virtuosi, possono lavorare per dei rapporti migliori e soprattutto possono fare quadrato in difesa delle altre donne, perché è quello che manca, purtroppo sì, sono molto abbandonate. Io a questo punto termino l'intervista, perché voglio che i nostri amici web ascoltatori vengano a vedere il 23 agosto qui al Parco Archeologico Scolacium questa pista teatrale, comunque possono essere partecipi della storia di Marielle, della storia che tu Anna hai deciso di portare in scena, ma soprattutto che siano, come è accaduto quando abbiamo avuto notizia della scomparsa di Marielle, siano presenti. Infatti c'erano i cartelli anche a Cosenza, ma in giro per il mondo, che dicevano Marielle presente, quindi noi dobbiamo essere presenti a questa anteprima che c'è qui in Calabria, e chissà di non vederla presto oltre oceano, e magari che possa diventare un seme che, come una madre insomma, partorisce, tu stai partorendo in questo caso insieme ad Amy e agli altri, insomma, ai musicisti del tuo team, una vita nuova. Noi ce lo auguriamo, intanto portiamo il Brasile qui e ne siamo molto contente. Speriamo che l'obiettivo, oggi l'obiettivo in effetti è quello di riuscire
a fare il meglio che possiamo, perché è un lavoro che in effetti andava fatto in un anno e siamo riusciti a farlo in 2 mesi, perché togli il mese in cui uno scrive, sono 2 mesi, e quindi per noi è una grossa responsabilità, anche perché è la prima volta che insomma si scrive un testo su Marielle e ne siamo orgogliosi tutti. Ovviamente niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza la collaborazione e il gruppo, questo è certo, che io ringrazio. Ringrazio veramente di cuore di avermi supportata e sopportata, ovviamente. Quindi grazie a Confine Incerto, grazie ad Armonia ed Arte Festival, grazie di Calabossa e niente, vi aspetto. Sono più brava sul palco, penso, che insomma a vendermi. Noi comunque ci saremo il 23 di agosto proprio qui al Parco Scolacium a Catanzaro. Riccardo Cristiano, Liberi TV. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Parco Archeologico Scolacium a Catanzaro, in compagnia di Amy Bianchi, Creative Work Trainer, che adesso per noi comuni mortali che siamo abituati all'idea del regista a tutto tondo, ci spiegherà qual è il ruolo, insomma, che ha in questa pista teatrale che crea de Marè, la storia di Marielle Franco. Sì, grazie intanto. Dunque sì, la definizione di Creative Work Trainer sta a significare l'idea, il mio ruolo è quello di aiutare il processo creativo di lavoro partendo dalle intenzioni dell'autrice, in quanto la formulazione di questo progetto di Cria da Marè è arrivata perché Anna Macri mi ha fatto leggere questo testo basato sulla storia di Marielle Franco, che è stato una bomba poetica. E quando Anna mi ha presentato questo testo, mi ha detto: vorrei che diventasse un testo teatrale. Io le ho suggerito: secondo me questo testo può essere già stampato e pubblicato, ma non è un testo teatrale, perché è poetico. Apre l'immaginazione, è bello per la lettura, quindi dobbiamo lavorarci. Da lì è partito il seme, mi ha appassionato tantissimo. Vabbè, già conoscevo la scrittura di Anna, in questo testo secondo me molto poetico ha espresso a un livello simbolico ancora più alto, quindi mi sono appassionata alla storia di Marielle Franco, di cui purtroppo abbiamo avuto notizia in Italia dai telegiornali a marzo, ma che già negli anni precedenti si sentiva di questa storia, ma la conoscevamo poco e comunque non tutti. Siamo partiti da questo testo poetico per smembrarlo e ricomporlo in un testo teatrale, che poi non è neanche totalmente un testo prettamente teatrale, perché non ha le partiture del teatro. L'idea è di unire alla drammaturgia del testo la drammaturgia musicale, per cui la composizione è un lavoro di multilinguaggio. Il mio compito è quello di portare il più possibile armonia tra la parte musicale e la parte teatrale, tentando di arrivare, di raggiungere quello che è l'obiettivo di Anna. Io sai cosa ho pensato quando tu parlavi? Che tu sei un direttore d'orchestra, cioè tu sei una persona, perché comunque un trainer è una persona che mette ordine, un po' come sei nel caos di Anna, che poi non è caos, perché Anna nel suo caos crea veramente delle cose uniche. Fossi andata lì e avessi voluto dare una sorta di ordine, mettendo, diciamo, non tanto degli schemi quanto delle armonie a qualcosa che realmente era un diamante grezzo. Ecco, tu probabilmente sei questo, sei riuscita a trovare la quadra, quindi siete complementari tu e Anna, per aver portato in scena, e porterete insomma in scena il 23 agosto, la vita di Marielle, così come insomma appare negli occhi di Anna. Sì, esattamente questo. L'idea è quella di trovare un percorso comune, un continuo dialogo fra
me che faccio l'occhio esterno in questa fase, e l'ho fatta anche nell'ambito del testo, della scrittura del testo, un dialogo con Anna continuo e con i musicisti, per cui non c'è un livello verticistico, per questo non c'è il regista in questo progetto, non c'è un regista, ma c'è una collettività. Ci sono delle persone che dialogano, si confrontano, che si esprimono, quindi possono anche dare degli input che io non penso e non li pensa neanche Anna, forse li pensano i musicisti o viceversa. E questo è un lavoro lungo, perché quando c'è un regista le cose vanno in un certo modo, perché il regista ha un'idea chiara e sa qual è il percorso che deve affrontare. In questo frangente è orizzontale. Quindi c'è sempre il dialogo e dobbiamo essere tutti d'accordo, trovare l'accordo. Ci sembrava giusto e importante per un progetto su Mariel Franco avere questo tipo di atteggiamento, non un'idea che fosse sulle altre, ma un'idea da trovare insieme, perché Mariel faceva questo, trovava le idee insieme con gli altri, con la sua comunità, e tentava di portarle nei luoghi deputati. E vabbè, e qui stendo un velo. E questa è stata la nostra intenzione, per cui il 23 portiamo questa anteprima, questa sorta di dialogo col pubblico. Ok, siamo arrivati a questo punto, vogliamo procedere e abbiamo bisogno di un confronto reale con le persone. Non c'è mai una distanza tra il pubblico e chi sta sul palco. Noi vorremmo abbatterla. Certo, siamo sempre nella situazione di palco e pubblico, ma quello che vogliamo realizzare è una compartecipazione. Questo è l'obiettivo. Amy, porterete, abbiamo detto, in scena la vita di Mariel. La vita significa tante cose, significa il lavoro, l'attivismo politico, sociale, la vita di donna, la vita di madre. Tu sei donna, Anna è donna, i musicisti, vabbè, ci saranno anche degli uomini, però so che ci sono altre donne. È una visione del mondo, quella della donna, inclusiva rispetto magari molte volte a quella maschile, che è divisiva, dove ci sono dei generi, come dire, in compartimenti stagni, che non è facile superare. Invece voi state cercando con questa vita, insomma la vita di Mariel, di eliminarli e anzi renderli più fruibili a tutti. Sì. Allora, diciamo che io non tanto amo fare la differenziazione, però diciamo preferisco collocare la situazione in un discorso dialogico tra il potere e chi non ha il potere, che poi è un certo tipo di potere, un potere che è oppressivo, un potere che divide, e chi invece questo potere tenta di trasformarlo, e in questo caso quindi è inclusivo. Non è una questione di donne o uomini. È vero che il potere esclusivo è stato spesso identificato antropologicamente col il maschile, ma ognuno di noi ha tutte e due le parti, bisogna capire quale si vuole far emergere, quando e dove, perché serve in diversi contesti. E anche il fatto che il gruppo sia eterogeneo ci permette ancora di più di affrontare meglio questa situazione. È di concentrarci su il vero dialogo. Noi possiamo dialogare a prescindere da qualsiasi differenza. L'importante è essere ognuno è diverso, ed è bellissimo che siamo diversi, ma avere un obiettivo comune, un unico intento. Allora, perché cosa lavoriamo insieme? Nella diversità, mantenendo la diversità, perché la diversità non si deve perdere, perché altrimenti cadiamo nell'omologazione. Mariel Franco ci insegna questo in questa anteprima. L'idea è di dare una specie di tavolozza di colori su quello che era il Brasile. Noi iniziamo con il Brasile nel 2014, perché nel 2014 c'è stato il mondiale in Brasile, e in quello, grazie a questa occasione sportiva mondiale, in realtà nel mondo è apparsa un'altra parte del Brasile, cioè le lotte che si stavano conducendo per risollevare la povertà nelle favela e tutto il resto. Quindi il 2014 è un anno chiave, da lì noi vogliamo far partire questo quadro, questa pittura sul Brasile, che
nel nostro immaginario è sempre colorato, divertente, bello, si balla, si danza, c'è il carnevale, ci sono spiagge bellissime, luoghi meravigliosi e poi conosciamo un po' le favela, ma non sappiamo veramente che cosa, come si vive lì. E questo displacement è secondo me molto interessante, perché tutti i luoghi dove la violenza diventa abitudine, diventa quotidianità, non è che si trovano solo in Brasile, si trovano in tutte le parti del mondo. Allora forse parlare di un luogo tanto distante, un luogo del dolore, può avvicinarci a comprendere il nostro. Ed è per questo che in scena Anna, che è la protagonista, l'attrice protagonista è Anna, cambia diventando, trasformando Anna in Marielle e poi ritornando Anna. Quindi in Calabria c'è del Brasile, in Brasile c'è della Calabria, e così per altri luoghi del mondo che sono luoghi dell'anima. E io mi auguro che questo lavoro possa raccontarci del fatto che non dobbiamo mai abituarci alla violenza. Quando diventa un'abitudine, diventa la nostra quotidianità, diventiamo delle bestie. Purtroppo. E quindi vogliamo raccontare questa cosa. E Marielle ci dà l'occasione con la sua voce potente. La tua voce però in questo momento, la voce di Anna il 23 di agosto qui al Parco Scolacium a Catanzaro, sarà occasione per portare, tu parlavi prima di tavolozza di colori, io inviterei proprio la comunità LGBT calabrese a venire proprio a assistere insomma allo spettacolo che riporta in vita Marielle e che magari potrà riportare in vita Marielle anche in altri luoghi fuori dalla Calabria, quindi che il colore venga qui il 23 di agosto, quindi fra qualche giorno, la comunità LGBT è invitata a partecipare tutta per essere veramente, come dicevamo prima, Marielle presente, ma soprattutto per dare un'idea che il Brasile e la Calabria non sono poi così lontani. Grazie davvero Ami Bianchi, ci vediamo insomma in scena il 23. Liberi TV, Riccardo Cristiano.